Io non vedo proprio niente, amici. E se il collegamento, per esempio, il collegamento è stato fatto? Ci siamo, Sì, è stato fatto. Non è vero, non so. Ok, questo dovrebbe partire. E quindi agli altri dovrebbe venire fuori. Non so come. eccolo qua. Adesso sì. Adesso Vedi tu? c'è, sì. Oh, ok, un po' di ritardo, Adesso ma ce sì. l'abbiamo fatta. Siamo in collegamento. Ok, allora possiamo. Se, come si fa a vedere se ci sono delle persone? Aspetta che vediamo queste qui. Un attimino che vediamo se vedo anche altre persone collegate. Esatto, perché io non Ce ne lo sono vedo già. da qua. Io Ok, ci sono persone. Tu le vedi, Simona? Sì. non dal mio no, perché Qui vediamo sono sotto. 9 persone collegate in questo momento. Ok. Ok, va bene. Boh, io direi che possiamo partire, dato che ci sono delle persone, intanto che stavano aspettando, Certo. siamo già in ritardo. Ci scusiamo Problemi perché tecnici. tutte prove tecniche di trasmissione, ma ci sono sempre queste cose quando si va in diretta. È Allora, vero. intanto, cosa dici? Io mi presento Simona. E mi chiamo Daniela Favero e ho fondato Biomondo fin dal 2012. Trattasi di un'azienda che tratta prodotti naturali senza zucchero e certificati con la stevia. Spiego un attimino perché ho creato questa azienda. In pratica, circa 15 anni fa, avevo sempre dei problemi di salute, non stavo bene, avevo sempre dei problemi di mal di testa, un gonfiore alla pancia, e adesso io dico alcune cose, poi magari ci saranno delle persone che avranno dei sintomi simili. E ho scoperto proprio che derivava tutto dallo zucchero, zucchero puro oppure anche derivati dallo zucchero. E in quel caso ho fatto delle analisi, ho fatto delle visite e ho scoperto proprio che era questo. E quindi ho pensato di aprire da questo mio bisogno, diciamo, ho pensato di aprire un'attività. Che è partita nel 2012, che parlava appunto di problemi con lo zucchero e quindi ho creato una linea di alimenti dolcificanti che vanno a sostituire tutto quello che è lo zucchero. E poi vi chiederete come mai io e Simone in questo momento siamo qui che facciamo questa serata di informazione. Presento un momentino Simona, che è ideatrice del blog Mamma Sugar Free e della cucina metabolica, che si basa sui principi chiave della medicina metabolomica e la medicina in cui si è affidata per risolvere un importante problema di salute del figlio. Da questa esperienza Simona è diventata divulgatrice della metabolomica e consulente per l'integrazione personalizzata. Mi direte cosa c'entra tutto questo con lo zucchero? Bene, allora adesso qui è Simona e ci spiegherà tutto quello che c'è da sapere, vero Simona? Esatto, hai detto bene, cosa c'entra? Beh, intanto grazie Daniela per avermi invitato, sono molto contenta e ringrazio anche chi si è collegato, benvenuti e spero che sentiate bene, se c'è qualsiasi cosa scrivete così se serve sistemiamo. Beh, detto in poche parole, lo zucchero è stato il primo nemico che ho dovuto eliminare. Dalla dieta di mio figlio, in realtà, perché io ho avuto il mio secondo figlio, ha avuto un problema di salute per il quale sono andata avanti diversi anni, chi mi conosce lo sa, per cercare di risolvere questo problema. Ho trovato poi alla fine, dopo un po' di anni purtroppo, ma ho trovato veramente una soluzione che è andata alla causa del problema nella medicina metabolomica. Non starò qui a spiegare che cos'è, ma se volete sul blog Mama Sugar Free trovate gli articoli che ne parlano, ma fondamentalmente è una medicina che va a trovare quali sono le carenze nutrizionali e quindi dà una dieta personalizzata e un'integrazione mirata proprio per colmare le carenze. Quindi cosa è successo? Che il primo nemico, la prima cosa che abbiamo dovuto eliminare è stato proprio lo zucchero. E qui si apre tutto un mondo, perché lo zucchero, sì, è vero che tante volte ci si riferisce principalmente allo zucchero bianco, quindi lo zucchero che si trova nei dolci, lo zucchero che usiamo proprio in cucina, ma in realtà lo zucchero si nasconde, ho poi scoperto che si nasconde
un po' dappertutto, è un po' nascosto, ma c'è. E diciamo che io ci tengo a precisare per chi ancora non sa chi sono, che io, come ha detto Daniela, ho creato il blog Mamma Sugar Free perché avendo aiutato mio figlio ho dovuto imparare a cucinare anche in un determinato modo. Ed ecco che ho creato questa cucina metabolica, che fondamentalmente è una cucina senza zuccheri e a basso indice glicemico. Quindi questo è il principio su cui si basa. E da lì ho studiato un po', mi sono informata, quindi preciso che non sono un medico, non sono una nutrizionista, ma i consigli che io do sono proprio da tutte le informazioni che io ho preso grazie a questo team anche di medici con cui adesso collaboro, perché tante persone appunto vengono indirizzate da me per risolvere alcuni problemi di salute. Il dottor Dimitris Tsoukalas, che ha scritto questo libro, Come vivere 150 anni, è un po' la fonte dei dati su questa medicina. Però tornando al concetto, quindi io come divulgatrice di questa medicina e soprattutto dello stile di vita sano, ci tengo proprio, ecco perché con Daniela ci siamo organizzate, perché abbiamo in comune questo desiderio di aiutare le persone davvero a capire che lo zucchero è davvero un nemico. Ovviamente lo zucchero da tavola, ok, ma in realtà si nasconde in tantissimi altri cibi. Lo zucchero potrebbe essere, lo so, tante volte tante persone mi dicono: ma sì, vabbè, non uso lo zucchero, uso lo zucchero di canna, oppure uso qualcos'altro. Ok, c'è un mondo da scoprire ed è quello che io ho fatto. Tra l'altro, ho scritto un libro che si chiama La cucina metabolica. Lo trovate su Amazon, questo, e l'ho scritto proprio per dare una guida, perché qui si va a capire proprio dove si nasconde lo zucchero. Lo zucchero si nasconde soprattutto quando, per esempio, facciamo la spesa, lo potete trovare, ma non c'è scritto tutte le volte zucchero, anche nei cibi salati. Ci sono dei nomi che corrispondono allo zucchero, che sono il destrosio, il saccarosio, il sucralosio. Ci sono anche purtroppo alcuni dolcificanti tossici perché sono dannosi, sono artificiali, che sono l'aspartame, l'acesulfame K, e sono veramente nascosti perché tante volte, a parte che sono scritti molto molto piccoli e quindi molte volte non ci pensiamo, ah ok, ma c'è scritto senza zucchero e io lo compro, ok, però dobbiamo essere un pochino più attenti. Dobbiamo proprio leggere le etichette. E quando parlo di zucchero, parlo anche, quindi quello che è stato poi il mio percorso anche nella dieta di mio figlio e nei cambiamenti che noi abbiamo apportato nella nostra cucina, non solo abbiamo tolto lo zucchero, quindi l'abbiamo poi sostituito, che lo vedremo magari più avanti nel corso del webinar, abbiamo sostituito con dolcificanti naturali a basso indice glicemico, ma proprio abbiamo eliminato quelli che sono i cibi glicemici. Qui bisogna capire cosa sono i cibi glicemici, perché anche i carboidrati, quelli raffinati come la pasta bianca, ci sono un sacco di cibi, ci sono delle farine soprattutto, che hanno dei valori, hanno un indice glicemico alto. Che cosa significa? Senza che stiamo a parlare di cose molto complesse, ma tutte quelle farine che, se noi andiamo a guardare proprio come carico di zuccheri, perché noi abbiamo, quando noi mangiamo, in realtà stiamo ingerendo cibo che in una certa quantità ha dello zucchero, però magari non pensiamo che lo sia, ma quando entra nel nostro corpo si trasforma in glucosio. Si trasforma in glucosio. Questo è il nome che viene dato allo zucchero quando è nel circolo nel sangue. Ecco perché si parla di indice glicemico, glicemia, glicemico, glucosio, proprio perché alcuni cibi ne hanno tanto, hanno un indice veramente altissimo. Quindi anche se noi ci mangiamo un piatto di pasta bianca, per dire, o la pizza classica, in quel momento stiamo introducendo un cibo che ha molto zucchero, detto proprio Simona, così, terra terra. Simona, Sì. questo qui spiegalo bene, guarda, perché quando vengono da me le persone non si rendono conto dell'importanza dei carboidrati che poi si trasformano in zucchero, non lo sanno, è sempre incredibile, però effettivamente. Questo è vero, esatto. È proprio per quello che io ho creato
questa cucina metabolica. Perché? Perché magari al posto di andare a utilizzare delle farine come la farina classica, la 0, la 00, la farina di grano, poi fondamentalmente è quella più glicemica di tutte, il mais, il riso, ci sono proprio, non si fa, talvolta è vero, non si fa attenzione, però quello che causa al nostro corpo l'ingerimento di tanti cibi, o comunque poi dipende dal metabolismo di ognuno, può essere anche solo un piatto di pasta in realtà, ma quello che crea a lungo andare è proprio un innalzamento di quello che è il picco glicemico, quindi nel nostro sangue. Io avevo fatto dei bei disegni una volta quando ho fatto un video, per far vedere proprio che quello che succede è questo. Ecco qua, la mia bella slide cartacea, perché noi mangiamo normalmente, quando però mangiamo dei cibi molto glicemici, la glicemia, lo zucchero nel sangue sale molto, e quello che però succede purtroppo è che scende improvvisamente, quindi ci troviamo con un calo di zuccheri, talmente tanto calo di zuccheri, che poi abbiamo ancora fame, abbiamo voglia ancora di quel carboidrato, abbiamo voglia di zucchero, e il picco glicemico, ahimè, è qualcosa che nel tempo ci porta a predisposizione ad ammalarci, a infiammazioni, ad alterare la flora batterica intestinale, abbassa le difese, ci causa anche dolori articolari, l'infiammazione, la sonnolenza, poca energia durante il giorno, la fame, il nervosismo, i bambini isterici, chissà come mai, Coca-Cola e patatine. Ecco, questo è un po'. E tante volte non si fa attenzione a questo, ma è davvero così. Io ho potuto vedere su mio figlio veramente il cambiamento che questa cosa ha creato. Ecco, sì, parlavo prima di glicemia e glucosio proprio perché è quello che noi dobbiamo imparare a capire. Il lavoro che fa poi lo zucchero nel sangue è proprio questo. Normalmente noi ne abbiamo bisogno, ma quando è troppo questo glucosio, questo zucchero nel sangue, ci dà dei picchi, per cui ci sembra di aver mangiato bene, ma poi dopo magari pochissimo tempo abbiamo un calo di energia, abbiamo fame di nuovo, e quindi il bambino che ha costantemente fame non è un rompiscatole, ma è semplicemente che ha avuto un picco glicemico, ha avuto la glicemia che è schizzata, e poi il problema è che è scesa velocissimamente ed è tornata più bassa di prima, e quindi questo lo porta ad avere nervosismo, ad avere ancora fame, voglia di dolci. Ma il danno che creiamo a nostro figlio, o comunque anche a noi stessi, e non ce ne accorgiamo, è tantissimo. Io ho avuto un sacco di esperienze su questo, tantissime persone che aiuto hanno riscontrato veramente questa cosa, avevano infiammazioni, ma anche semplici alla bocca, dei taglietti, piuttosto che in altri punti del corpo, gonfiori, un sacco di cose. Anche infiammazione alla pelle, come è stato per mio figlio aveva un problema di 2 pagine di allergie circa, e una pelle devastata dalla dermatite, e non ho non veramente, se volete andare a leggere la sua storia sul blog, per non farla lunga, è veramente incredibile, perché lui si è trovato ad avere una pelle veramente piena di, perché lui non semplicemente si grattava, ma aveva proprio delle ferite aperte. Si è trovato nel giro di qualche mese, pian piano, ad eliminare tutto, tutte queste problematiche fisiche, ed è un bambino rinato, è un bambino con la pelle liscia, con la pelle bellissima, non ha più problemi di allergie, avevamo problemi col gatto e il cane, ce lo siamo tenuti, quindi voglio dire, insomma, è stato, sicuramente lo zucchero è stato il primo nemico. Ma tornando a monte, a quello che dicevo prima, il picco glicemico, posso capire le persone che magari hanno, mi dicono, ma sì, vabbè, cosa vuoi che sia, una pizza ogni tanto? Certo, ok, va bene, la pizza ogni tanto va benissimo, ma che quando sono tanti anni che si fanno errori alimentari e non si colmano le carenze, che cosa succede? Che cominciano ad arrivare problemi. Perché uno a 30 anni deve avere l'acciacco, l'intolleranza, l'allergia o problemi fisici, e poi magari sviluppare malattie croniche? Io purtroppo ho diversi amici che hanno problemi cronici, o qualcuno con malattie croniche. Il problema non è dall'oggi al domani mi è venuta la malattia o l'intolleranza, il problema è
proprio l'accumulare una serie di errori alimentari che nel tempo, ovviamente non venendo risolti, il corpo dopo un po' ti fa pesare questa cosa. Quindi se non vai ad aiutare il corpo con degli alimenti corretti che disinfiammino, ecco che per esempio è andato via il volume, non so sì. Simona se tu senti, ma non lo sentiamo più. Sì? Ecco, è andato via il volume. Si sente, ah, si sente. Sì, 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 esatto. Quindi stavo parlando di questi picchi glicemici. Che cosa hanno a che fare i picchi e lo zucchero? E quindi tutti i cibi con questo alto livello di questo indice glicemico molto alto, cosa hanno a che fare? Dopo un po' il nostro corpo funziona benissimo in realtà. Se gli diamo le cose giuste, funziona da Dio, perché dovrebbe avere problemi? Funziona bene. Il problema è questo, sempre tratto da tutte le informazioni che ovviamente sono studi scientifici, sono ricerche mediche, eccetera. Ma il nostro corpo accusa un sacco di carenze, per un po' di anni se la cava, poi cominciamo a non digerire più qualcosa, avere acidità di stomaco, non poter più mangiare determinati cibi. Ma conosco persone che magari anche dei cibi sani, poi alla fine, come la mandorla, la frutta secca, non riesco a mangiarli, sono intollerante o addirittura allergico. Allora, va bene fare i test allergici, le intolleranze e tutto, perché si può magari sostituire o eliminare momentaneamente quel cibo, ma perché in primo luogo è arrivato questo problema? Come mai? Perché abbiamo, diciamo, fatto fuori quelli che erano i batteri buoni della nostra flora intestinale. Cioè noi abbiamo un intestino che è la nostra casetta di batteri buoni, ce n'è una percentuale di buoni e una percentuale di patogeni, potenzialmente patogeni, che devono convivere insieme. Ma quando noi mangiamo in questo modo, quindi con tanto zucchero, con tanti cibi glicemici, come la pasta, la pizza, troppi carboidrati raffinati, cibi elaborati, eccetera, noi stiamo dando da mangiare a quei batteri patogeni. Ta-ta! Quindi cosa fanno? Non solo rimangono lì, nel nostro corpo, nella nostra flora, ma aumentano. Il problema è quello, cioè forse che vabbè rimangono lì, no, diventano di più, finché poi fanno la lotta e ammazzano quelli buoni. Cioè facciamo un casino veramente quando ingeriamo zucchero o cibi glicemici. Quindi poi il nostro corpo non ha più le sue difese e comincia a avere proprio questi problemi. Anche la nostra mucosa gastrointestinale, che sembra un parolone, ma semplicemente è quella parete con questo filtro che dovrebbe filtrare tutte le sostanze, dovrebbe fare la casetta ai nostri batteri buoni, si rompe e comincia a avere dei problemi. E lì cominciano i problemi, cominciano le intolleranze, comincia a non esserci più, non c'è pace, non si sa più cosa fare. Bisogna adottare una serie di vita sana, c'è niente da fare. La piramide che si vede qua è tra l'altro la piramide di Harvard. C'è una storia carina dietro a questa, alla piramide alimentare, perché in giro circolano tante, tante versioni della piramide, però in realtà è successa una cosa negli anni 70 circa, con l'arrivo dei mass media, la TV, eccetera, eccetera. L'America, ovviamente, parte da lì, ha cominciato a promuovere fai colazione con i cornflakes, fai colazione con questo e quell'altro, e eliminiamo i grassi buoni. Via, perché mi gira così. Questa era la piramide dovuta in realtà a pubblicità per vendere i cornflakes, perché al marito la mattina, ai bambini, diamogli i cornflakes. Ma era tutta pubblicità. Fondamentalmente alcuni concetti veramente basilari della salute, che c'erano magari anche negli anni 50, le nonne che mangiavano così bene, voglio dire, sono andate a farsi benedire. Questa colonna ci dice invece che se si guarda in altissimo, gli zuccheri, le bevande gasate, i dolci, tutto ciò che può essere non va amato moltissimo, va limitato molto il consumo di quei cibi che sono proprio in alto a questa piramide. Così come i cibi raffinati, si vedono le fette di pane bianco, la Coca-Cola, eccetera. E poi man mano
Invece alla base c'è un esercizio fisico base, non dico di fare chissà che cosa, ma un minimo di movimento ci va, perché questo aiuta tantissimissimo a innescare anche un sacco di reazioni nel nostro metabolismo. E poi quello che è, ovviamente si sa, la frutta, la verdura, i grassi buoni, e tanto spesso non si fa caso a questa cosa, ma grassi buoni. A zucchero io non lo vedo qua. Esatto. Zucchero non si vede, non c'è, anzi c'è l'integratore, insomma, questo sì. E quindi ecco perché l'attenzione sul fatto di adottare uno stile di vita sano. Purtroppo, una cosa che tante persone mi dicono, vabbè, ma io sto bene. Cioè, tante volte si pensa all'adottare un'alimentazione sana, uno stile di vita sano, quando si sta male, almeno. A me è capitato Sempre quel così, momento, anche a no? Che Daniela. pensa. È vero, sempre quel momento. Certo, è per forza, c'ho il dolorino, c'ho quello, cosa devo fare? Oppure cambio stile di vita. Bene, però il mio scopo oggigiorno adesso è sì, aiutare chi ha dei problemi, ovviamente indirizzando agli esperti, ripeto, non sono io il nutrizionista o il medico, ma indirizzo a queste persone che hanno competenza. Ma ci ho studiato sopra, quindi insomma ho capito che effettivamente anche solo il mio libro di cucina metabolica con le ricette, caspita, ha aiutato tantissimo e aiuta tuttora, perché appunto sì, aiuto le persone che hanno già dei problemi magari e le indirizzo, ma la prevenzione, mannaggia, è quello più la cosa più difficile è a far capire alle persone che la prevenzione è la cosa più importante, è la cosa principale. E la prevenzione parte da quando siamo piccoli, da quando siamo piccoli, perché se cominciamo già noi a mangiare in un certo modo, a eliminare gli zuccheri a tavola, e poi capiremo come, che non vuol dire che non si mangiano dolci, perché qua a casa mia si fanno dolci tutti i giorni, ok? Quindi non è che addio la rinuncia, oddio la Nutella, ok? Allora, piano, non si tratta di vivere una vita brutta, oddio, senza cose buone, ma si tratta solo di fare delle piccole scelte, quindi di capire come sostituire appunto lo zucchero. E proprio perché, collegandomi per chiudere il discorso di prima, le malattie croniche che oggi sono purtroppo sono all'ordine del giorno, sono proprio causate da carenze nutrizionali, ahimè, è proprio questo il punto. Quindi io cerco di aiutare le persone a capire che non dobbiamo arrivare ad avere la malattia cronica per fare delle scelte salutari, delle scelte giuste. Quindi com'è che facciamo? Come si può fare a sostituire questo zucchero? Intanto bisogna fare un po' di attenzione perché non lo troviamo solamente nella brioche al mattino al bar. Questo potrebbe essere già chiaro e ovvio, lì c'è lo zucchero o la bustina di zucchero nel caffè. Ok, quello abbiamo capito. Ma in realtà si nasconde, come dicevo all'inizio, in tanti cibi. La prima cosa è appunto cercare di individuare quelli che sono più glicemici di altri. E io ho fatto una lista nel mio libro di cibi che sono abbastanza glicemici. Mi è capitato qualcuno con, o anche qualche bambino con, come si chiama, la celiachia, se non posso mangiare quindi la farina di frumento, prendo i prodotti già pronti, che hanno la farina di mais e la farina di riso e lo zucchero. Sì. Ok, purtroppo non è che non va bene solo il fatto che c'è lo zucchero. Ma il riso bianco e il mais sono di un glicemico pazzesco, Madonna! E quindi dico, beh, da un lato ok, ma dall'altro stai veramente spopolando la tua flora, stai aumentando i batteri patogeni. E come pensi di fare poi? Cioè, ti crei un problema da un'altra parte, quindi cominci a diventare, abbassi tantissimo le tue difese immunitarie, perché se questi batteri, ma la matematica, no? Se questi batteri patogeni aumentano, qualcosa spunta. Quindi può spuntare il semplice disturbo gastrointestinale, il gonfiore, tutti quei problemi lì, ma anche intolleranze, allergie e problemi più gravi in là col tempo, quindi non solo
questi disturbi, ma anche malattie più gravi, il diabete, per non parlare di tutte le malattie autoimmune che ci sono. Purtroppo c'è un'alta incidenza di persone che hanno, appunto, che sono celiache, che poi passano al diabete, proprio perché danno un'alimentazione completamente scorretta. Esatto, esatto. E io ci tengo a far capire a voi che ascoltate che non è tanto... Cioè io ci tengo, io faccio tanti video anche sul canale YouTube, cerco proprio di aiutare le persone, ma anche per telefono con una chiacchierata, io lo faccio volentieri, perché io sono una mamma fondamentalmente, io sono partita con un'esperienza personale, mio figlio, io ho messo qualche foto sul blog, ma quelle un po' più belle, già erano brutte, la pelle era veramente bruttissima, evito di postarle perché sono forti, sono immagini molto forti e ricordo i pianti, veramente è stato bruttissimo, però ce l'abbiamo fatta ed è nata questa opportunità di far capire anche agli altri che qualcosa si può fare e farlo prima che sia troppo tardi, e questo io ci tengo tantissimo, e soprattutto quello che dico alle persone non è tanto credere a quello che dico, perché lo dico o perché sono chissà chi, no. Dovete informarvi, dovete leggere, dovete cercare, dovete sperimentare, non semplicemente, ah, me l'ha detto bla, e chi è? Andiamo a vedere, cerchiamo di leggere, cerchiamo di capire, anche solo chiarendo, io anche solo chiarendo le definizioni proprio sul dizionario di alcune parole, ah, caspita, mi si è aperto un mondo, ho capito davvero dove ci poteva essere l'inghippo, non solo nei cibi, ma anche leggendo le etichette di alcune bevande proteiche, di alcuni integratori o di cose che purtroppo, ahimè, io a volte mi trovo a sconsigliare, non per altro, ma perché insomma, hanno dentro un sacco di schifezze. Quindi, ripeto, ci vuole semplicemente informazione e quindi sostituire lo zucchero per me è stato, la prima cosa che dovevo fare era come faccio i dolci? Infatti il mio blog è pieno di dolci perché principalmente sono partita con la sostituzione dello zucchero. Ho trovato le primissime due alternative valide che mi sono proprio state consigliate alla clinica. Questo non è una cosa che mi sono inventata io o che ho cercato io, ma è proprio stato consigliato in clinica ed è una clinica che tratta pazienti con malattie croniche, con malattie autoimmuni, e cose piuttosto importanti, piuttosto gravi. Quindi mi hanno indicato la stevia e l'eritritolo, i primi due che io ho acquistato sono stati quelli. Diciamo che questi perché vanno bene? Perché sono non a basso indice glicemico, a zero! Zero! Quindi, caspita, ma cosa vuoi di più dalla vita? È zero! Poi, tra l'altro, la stevia si sa, la vedi, è la bella pianticina con le foglioline, la fai essiccare, la fai polverizzare e voilà, e hai fatto il dolcificante. Quindi è naturale, è qualcosa di naturale e ha anche delle proprietà, tra l'altro, ma questo lo sa meglio Daniela di me, ovviamente, esatto, però caspita, ne basta pochissima, io ho cominciato a sperimentare un pochino, l'eritritolo è un altro dolcificante, qui ci ho messo un po', ne ho scritto un po' anche sul mio libro e anche sul blog, perché tante volte mi viene detto, mi è stato detto, che è dannoso, che è artificiale, che fa male e tutte queste cose qua. Beh, allora ho fatto 2+2, ho detto sì, ma è la clinica. Aspetta, vediamo, cogliamo, prendiamo questa critica e vediamo come mai. Non mi sono fermata, ah no, me l'ha detto la clinica, non è vero. No, ho preso in esame, questo sarebbe il modo giusto di fare le cose nella vita, al di là dell'argomento, ma sarebbe da prendere e dire, ma perché questa persona mi fa una critica? Probabilmente esiste qualcuno che ha scritto o detto qualcosa, o esiste veramente un eritritolo del genere? Andiamo a capire come mai. Bene, perché in clinica se mi danno l'eritritolo con i pazienti cronici e stanno poi bene, allora aspetta che vado a vedere. Ho scoperto in effetti che c'era soprattutto poi un articolo che parlava di quanto fosse dannoso l'eritritolo, perché usato come... penso insetticida o qualcosa del genere, e lì vabbè, mi sono fermato, ho detto vabbè, anche il rosmarino e l'acqua e che ne so, e il limone messo per terra per le formiche, sì che certo che fa da insetticida, ma è naturale, no? Vabbè, andiamo oltre, quindi questa già è una cosa che non è vera. Però è artificiale, ma allora aspetta che vediamo, eritritolo,
Allora, retritolo deriva dalla fermentazione della frutta. Ok, allora come mai potrebbe non essere buono? Ho trovato che c'era un articolo che spiegava questo, ma l'eritritolo a cui si riferiva era un eritritolo estratto, derivato da un fungo OGM o mais OGM. Allora ho capito tutto, ok? Certo che fa male, o altro che. Quindi bisogna stare attenti. Cosa ho fatto io? Ho detto, ragazzi, fermi lì, per non far tutto un casino, ho creato una lista sul mio blog. Se andate a cercare nella sezione delle ricette della cucina metabolica, c'è proprio una lista di ingredienti. E mi sono fatta una di quelle ricerche e ho detto, ok, così capiamo che alcuni siti oppure alcuni prodotti non sono buoni, questi sono quelli affidabili. Quindi ho fatto una lista con dentro, ovviamente, anche la stevia di Daniela e degli eritritoli che fossero sani, che fossero derivati solamente da frutta fermentata, non da cose OGM, da mais, cose di questo tipo. Uno pensa di fare bene e poi non sa che magari dietro c'è tutta una storia. Quindi l'eritritolo, se di qualità è preso nelle dosi corrette, non c'è nessun problema. Mentre ci sono tanti altri dolcificanti che sono magari anche naturali. Facciamo il miele, ecco, per esempio, che è più naturale di così per la tosse, per le cose, va bene. Però attenzione, perché io nel mio libro ho messo una tabella dell'indice glicemico dei vari alimenti. Il miele è molto glicemico, quindi alza molto la glicemia nel sangue. Ho anche il succo d'agave, caspita, buono, ok, ben naturale, tutto quanto. Il problema è che se noi abbiamo un'infiammazione in corso, abbiamo, come nel caso di mio figlio, un problema di salute, di intolleranze, di allergie, di pelle, di infiammazione, era tutto un'infiammazione. Io sto combattendo la disbiosi intestinale, che significa che ho dei batteri patogeni un po' più di quelli, quella sto combattendo comunque, che mi dà, ho già risolto diversi problemi, avevo i funghi sulla pelle, un sacco di problemi e li ho già messi a posto i sintomi. Però appunto questi dolcificanti, che cosa succede? Che sì, sono naturali, vanno bene, ma quando abbiamo un'infiammazione, uno stato di infiammazione cronica, una malattia cronica, seppur naturali ci infiammano, quindi lo dobbiamo eliminare, almeno finché la nostra situazione fisica non è migliorata. Poi è chiaro che sta a noi, al buon senso, se mi capita quella volta o due all'anno, che ne so, che mangio una cosa o mi prendo il miele perché ho mal di gola, ok, va bene, no? Non è una cosa, non voglio essere rigidissima, ma se stiamo combattendo un'infiammazione è necessario proprio fermarsi e sostituire non solo con i dolcificanti giusti che abbiamo visto, ma anche eliminando quelle che sono le farine molto gliceniche o i cibi già pronti o preconfezionati. Tante volte guardo dietro alle salse, che bisogna sempre farsene in casa, c'è zucchero a manetta, c'è un sacco di zucchero, o anche il prosciutto, gli insaccati sono, ma non lo vedi perché c'è scritto destrosio, saccarosio, maltol, tutte queste cose qua, osio. Se finisce con osio non lo comprare, perché non va bene. Infatti, quindi è veramente una l'industria alimentare ci marcia su questo, no? Sì, esatto. Tra l'altro, tante volte mi è capitato, ecco, questa è una cosa che mi ricordo di aver fatto un video nel fare la spesa, perché tante volte ci sono quei prodotti sugli scaffali con scritto senza zucchero. Bene. Aspetta, giriamo e leggiamo cosa c'è dentro, e quindi magari troviamo che invece dello zucchero normale c'è lo zucchero di canna, che allora tanto vale, è uguale, oppure c'è la celsulfame K o l'aspartame, che crea dei danni cerebrali pazzeschi, oddio, e quindi cosa devo fare? Cioè non si legge, e qui c'è quel bel colore verde, la natura, e senza zucchero, è tutto bello. Oppure, non so, faccio un altro esempio, magari vi è capitato, pane al farro, oppure biscotti di Kamut, non lo so. Poi dietro c'è, primo ingrediente, farina zero. E allora non mi scrive farina di farro, perché non è così. Quindi bisogna veramente stare un pochino più attenti. È solo questo. Poi ci si abitua
Sai già che quando fai la spesa magari, certo, è sempre meglio affidarsi a produttori locali piuttosto che piccole aziende, e quindi prendere il cibo magari da produttori locali come le uova, questo genere di cose. Ci sono problemi o ci si sente? Sì, io sento bene, penso che anche voi sentite Ok, bene. Cioè, se ogni mi date tanto qualche feedback, chiedo per capire se... no, io vedo che le persone ci stanno seguendo, stanno arrivando anche delle domande, Ah, bene, bene. ma non abbiamo neanche detto all'inizio che poi qualsiasi persona che è interessata a fare domande facciamo alla fine, no, Simona? Ecco, Certo. per esempio, sì, Va arriva bene. una domanda appunto sul zucchero di cocco, ma lo diciamo dopo, così diamo un po' di informazioni, cosa dici? Va benissimo, sì, anzi, penso che diciamo che ci siamo, ecco, il concetto è questo, e le informazioni sì, sono veramente tante, ci vorrebbe un'infinità di tempo, però la cosa è cominciare con le primissime cose che sono andare a guardare queste tabelle dell'indice glicemico, e se vi va appunto sul mio blog ci sono un sacco di articoli, ci sono i miei libri. Potete anche scrivermi poi se ci sono domande più particolari, oltre a quelle che potete fare già adesso. E niente, quindi per me ci siamo, eh. Se c'è qualcos'altro che vuoi aggiungere tu, Daniela. Sì, allora diciamo che hai parlato bene, hai spiegato bene tutte le problematiche che ci sono dall'alimentare, cioè dagli alimenti senza zucchero, dalle farine, dai carboidrati, gli zuccheri nascosti e quant'altro. E c'è anche da dire una cosa, che lo zucchero comunque, a parte che ci hanno abituato, come dicevi prima, ci hanno abituato già da piccoli, io sono un po' più grande di te, quindi già da piccola ci parlavano che lo zucchero, che il cervello aveva bisogno di zucchero, no? Quindi tutte queste informazioni Vero. sbagliate che abbiamo da diversi anni. E quindi una persona quando comincia ad avere dei problemi comincia a informarsi e a cercare di capire come è successo a me, perché sto male. C'è da dire un'altra cosa, che lo zucchero per i bambini fa male perché li agita. Cioè tutti quei bambini iperattivi che ci sono è dovuto anche a quello che mangiano, merendina al mattino. La brioche durante la giornata, magari, che ne so, bibite piene di zuccheri, e tutto si trasforma a una quantità enorme di zuccheri. Poi a un certo Eh sì. punto è arrivata la moda di via gli zuccheri e arriva il dolce piccante, no? Come si parlava prima, però che dolce piccante? Allora cominciamo ad andare su dolci piccanti naturali o dolci piccanti che le persone non lo conoscono. Dolci piccanti chimici, che può essere appunto come dicevi prima, che sopra MK, sucralosio e aspartame. Quelli purtroppo sono dannosissimi, no? Come hai detto giustamente. E niente, bisogna proprio che le persone cerchino di informarsi, perché non tutto quello che, come si dice, che è oro luccica. Come hai detto prima, no? Nel pacchettino ti prendi senza zuccheri, farine e grani antichi, poi vai a vedere Sì. dentro gli ingredienti dolci piccanti. Quindi occhio, occhio, perché Vero. l'inganno c'è sempre dappertutto, quindi bisogna stare molto molto attenti, soprattutto anche quando hai bambini, hai piacere che stiano bene, no? Che mangino sano. Quindi sì, hai Esatto. fatto una bellissima panoramica, io direi che ci siamo. Allora ti giro un attimo la domanda di Laura, che mi dice Sì. cosa ne pensi dello zucchero di cocco? Perché mi scrive anche l'IG54, ma con inulina, mi scrive, cioè in pratica lo zucchero di cocco è glicemico, però sempre meno dello zucchero, quindi te lo lascio a te questo. Sì, esatto. Anzi, io devo dire che qualche volta nel mio blog ci sono delle ricette con lo zucchero di cocco. Sempre è moderato, ha un indice glicemico medio. Quindi, quando io ho dovuto partire con la cura di Gioele, lo zucchero di cocco non era consentito. Ma non perché, come dicevamo prima, insomma, non perché faccia male, non ha un indice glicemico altissimo, ecco, però è medio. Quindi per chi è sano e ogni tanto ha voglia di farsi qualche dolce, sì, io l'ho usato, quindi lo utilizzo, ma con parsimonia e soprattutto non quando sono infiammata o c'è qualche infiammazione in corso. Ecco, Ecco, benissimo, perfetto. Poi c'è Erina che ci chiede zucchero di canna integrale? ahimè,
è come lo zucchero, è uguale, ha solo subito un processo differente, però tra gli zuccheri è quello con il più alto indice glicemico, quindi anche questo, ahimè, è bannato. C'è stato un periodo, mi ricordo, tanti anni fa, che io ero alla ricerca, non c'era ancora il problema così forte di mio figlio, non era ancora arrivato, forse tra l'altro, no, non era ancora nato, e io cercavo già di avvicinarmi un pochino. E quindi prendevo, perché era nero, se è nero integrale magari sembrerebbe che sia più sano, in realtà no, è molto glicemico, quindi bannato. L'integrale è tosto. Poi abbiamo Francesca che ci chiede zucchero di barbabietola. Ogni tanto lo trovo nelle ricette e non so come sostituirlo. Porca, questo qua non mi è mai capitato, però mi sembra di aver letto qualcosa, sarebbe da cercare anche, Lo zucchero di magari. barbabietola in pratica è lo zucchero che noi utilizziamo adesso, no? Sbagliando, si dice zucchero di canna, si pensa che sia uno zucchero Ah, classico. ecco, mi sembrava, Sì, infatti, la barbabietola è zucchero, a tutti gli effetti. esatto, è estratto proprio dalla barbabietola. Sì, è Se quello è una bianco. marca, esatto, se poi è una marca o qualcosa che viene. Boh, magari chiamato così però sì, in effetti è È zucchero, zucchero, forse sì. sì, anche mi sembra di averlo trovato, o forse proprio come dolcificante o qualcosa del genere. Comunque sì, siamo sempre lì, siamo sempre sui soliti zuccheri. Soliti zuccheri, sì, perché appunto per sostituire completamente lo zucchero bisognerebbe proprio andare su cose che non ha, su dolcificanti naturali, come si parlava prima, senza calorie, se proprio vogliamo toglierli, no? Quindi abbiamo fatto una piccola lista Esatto. prima che si vedeva, era la stevia, come abbiamo detto, è proprio completamente senza, anche se tante persone, proprio apro una piccola parentesi, hanno un po' paura perché c'è in giro delle voci che la stevia non è buona, non piace sul caffè. Bisogna vedere che cosa, di che stevia si parla. Ecco, c'è Adriana che ci scrive: ma è vero che i dolcificanti con la stevia hanno retrogusto? Allora, i dolcificanti come la stevia come possiamo dire, se è pura, non ha grandi retrogusti. Bisogna che sia pura e che sia coltivata bene in modo biologico e che non abbia prodotti chimici all'interno e l'estrazione venga in modo naturale. Se poi l'andiamo a prendere in stati tipo la Cina o dove appunto non viene lavorata in maniera corretta, è logico che la stevia può avere un retrogusto amaro. Comunque la stevia non è come lo zucchero. Sui dolci, beh, l'hai provata anche te, Simona, no? Ci hai provato parecchie volte, quando la sai dosare non c'è problema. Sul caffè ti lascia un leggero gusto un po' diverso, però bisogna vedere di che stevia stiamo parlando. E poi una signora si chiama Perfetto. Franca, io ho un'infiammazione alla spalla. Ah, già, giusto, perché non so se l'hai detto prima perché forse mi sono distratta, ma lo zucchero crea infiammazione anche a livello di muscolo, di anche parti scheletriche. La signora Franca dice: io ho un'infiammazione alla spalla denominata sindrome di spalla ghiacciata, tendine infiammato, sto facendo onde a urto, onde d'urto e fisioterapia. Avete qualche consiglio? Ah, wow, qui ovviamente io non sono medico, non sono nutrizionista, però sicuramente un occhio all'alimentazione ce lo darei. Perché, come ho detto prima, io avendo avuto questa esperienza con mio figlio, la primissima cosa proprio che mi hanno dato la biologa, nutrizionista e il medico è stato togli lo zucchero, togli qualsiasi cosa che ti infiamma. Tra l'altro, ripeto, sul mio libro ho proprio fatto un elenco di quelli che sono i cibi ad alto indice glicemico e i cibi invece che ne hanno molto meno. Quindi uno si può giostrare in questo modo e fare la spesa, cominciare a fare la spesa osservando un po' di più. Quindi magari quella cosa, anche adesso non so, gli insaccati, anche quello può essere una cosa che infiamma. È chiaro che va personalizzata la dieta, vanno dati dei consigli un po' più mirati, questo ovviamente io non lo posso fare, ma sicuramente cominciare a dare un'occhiata a quegli errori che sono i propri classici, quindi la brioche o i cereali nel latte la mattina, anche la spremuta d'arancia che sembrerebbe, sì,
Ok, è arancio, ma la frutta quando viene processata non solo perde le sue proprietà, ma aumenta un sacco gli zuccheri proprio, aumenta il suo indice glicemico, quindi anche quello in realtà bisogna starci un po' all'occhio, ecco. Magari la frutta con la frutta secca abbinata può abbassare un po' l'impatto glicemico, questo sicuramente sì. Scegliere farine che possano essere un pochino meno glicemiche come il farro, il kamut, se sono integrali ovviamente è meglio, o di grani antichi, oppure a volte tanti dolci li faccio con la farina di mandorle, di nocciole, di cocco, perché ovviamente non sono farine e quindi vanno molto meglio, il grano saraceno, ce ne sono tantissime, quindi cercare proprio di fare meno errori da quel punto di vista e sostituire con questi dolcificanti se si vogliono fare i dolci. Aumentare anche i grassi buoni, perché questo l'ho detto prima, nella piramide c'erano anche i grassi buoni che sono l'olio d'oliva, l'olio di lino, la frutta secca, i semi oleosi, le uova biologiche, sono tutte cose, sono grassi buoni, il burro chiarificato è una cosa che uso tantissimo, l'olio di cocco, sono tutte cose che aiutano, quindi questo sì, si può fare. Ecco, e guarda, Franca mi chiede come ti sei curata, probabilmente. Parla di chi? Di te, Aspetta, sì, forse? no, no, adesso ho capito. C'è Sabrina che ci dice, 2 anni fa avevo un problema alla spalla congelata, della spalla congelata. Sono rinata con la medicina metabolica e poi c'è il punto Franca che chiede Ah, è come ti sei Sabrina. curata, quindi credo sia collegato. Sì, in effetti Sabrina penso di aver capito chi sta partecipando perché conosce anche lei la metabolomica. E ha dato tra l'altro ha dato una bellissima testimonianza, io l'ho vista, e quello che si può fare, guarda, Franca, se non risale il nome, la pagina Facebook è Mamma Sugar Free o il blog direttamente, io sono disposta a darti quelli che sono gli indirizzi o le varie soluzioni magari che si possono attuare perché si può fare. Si può fare, si può migliorare la propria condizione fisica e sono tante, tante le persone. Io anche sul mio blog ho delle testimonianze scritte, c'è proprio una sezione con scritto testimonianze, si possono leggere. E fa tanto questa cosa di eliminare gli zuccheri e i cibi glicemici, quindi provare. Sì, penso proprio che sia Quindi importante. scrivimi se c'è bisogno, se c'è bisogno mi puoi contattare e ti darò una mano. Ok, benissimo. E poi c'è Gabriel che ci scrive che lo zucchero fa male, è chiaro, ma non riesco a capire perché le organizzazioni non spiegano pubblicamente i danni da zucchero e perché non invitano le persone a non usarlo. Beh, diciamo che qui c'è tanto da dire, no? Purtroppo, beh, io penso che ti puoi fare anche una ricerca personale, perché adesso non voglio entrare nell'argomento, però ci si marcia tanto, dai. Diciamo che più, cioè, se ti sta a cuore la salute delle persone, fai delle azioni per aiutarle, per farle stare bene e si guarda, più che altro si guardano le statistiche, cioè i dati di fatto, non si guarda il chiacchiericcio o la roba, si guarda la statistica che a oggi 60%, forse 80% è diventato, della mortalità globale è dovuta a malattie croniche causate da carenze nutrizionali, quindi da una cattiva alimentazione. È un dato statistico che puoi cercare tranquillamente su internet e lo trovi. Probabilmente se qualcuno non fa questa azione, magari ha un secondo fine, ha un interesse, questo non è. Però penso che sia. Penso, eccomi, si potrebbe parlare a lungo di questo, ma non voglio entrare nel dibattito, insomma, semplicemente c'è Diciamo chi di lo andare a fa e c'è chi cercare non lo delle. fa. E chi. Esatto. Bene, bene. Allora, Sì, oddio, si trovano. si trovano informazioni su internet, certamente. Allora, un'altra persona, Adriana, ci Sì, chiede. però sicuramente si guardano i fatti, si guardano i fatti. Chi vuole, diciamo, promuovere la salute lo fa e chi non vuole non lo fa, molto semplice. Ecco. Allora, Adriana ci chiede, non so se tu mi senti perché ogni tanto mi va via la voce, Simona. Ecco. Sì, sento Posto. bene.
Se volessi preparare da sola prodotti senza zucchero, quale secondo voi è il miglior dolcificante naturale? Wow, beh, allora, dolcificante naturale, io ripeto, ho usato la stevia e l'eritritolo, però anche qui devono essere, cioè, guarda, allora, non comprarli al supermercato, prima cosa, no, e purtroppo, no, perché tante volte mi è anche capitato la nutrizionista che ha, non la mia, ovviamente, ma qualcuno che ha consigliato. Non dico il nome, ma dei dolcificanti, tre lettere, che si trovano Non al supermercato. Eccola, quello lì. Però è artificiosissimo, è dannosissimo. Se tu, è vero, ma mi basta una goccia o due, ok, però perché è comodo, ok, lo dava perché era comodo, ma caspita, a lungo andare, tutti i giorni, no. Stevia e eritritolo, e stevia, le marche migliori le trovi sempre come accennavo prima sul mio blog, c'è proprio mammasugarfree.com, cucina metabolica, lista di ingredienti. Bon, come fare la tua dispensa, c'è la lista di ingredienti e lì ci sono le marche dove ho fatto un po' di ricerca prima di dire quello va bene, perché non sono tutte, ahimè, non tutte vanno bene. Quindi diciamo che l'eritritolo dipende, poi io me li giostro un po', ecco, tutti e due, perché in alcune molto semplici va bene la stevia, ma anche quelle complesse, in altri se devo fare una cosa particolare mi trovo meglio con l'eritritolo, che è molto più simile come consistenza, proprio come colore allo zucchero, e ne va una quantità un pochino meno, un pochino inferiore allo zucchero bianco nei dolci, mentre la stevia super risparmio perché un'unghia ne metti veramente pochissimo e ha una resa. Io prima mi sono fatta il mio yogurt greco 5% di grassi con una punta di stevia, una roba veramente buonissimo. E quindi ti devi un po' giostrare. Però sì, i dolcificanti migliori sono sicuramente quei due. Zero indice glicemico, più che altro per quello. Esatto, è vero, è vero, sono proprio senza tutto. Bene, Esatto. io non ho altre domande. Cosa dici Simona? Se arriva qualcos'altro, se Sì, ti viene in mente qualcosa come chi per chiudere, perché se io... volete fare domande, siamo ancora qui. Vedi, un'oretta ci siamo stati dentro, va Sì, bene? siamo E state niente, brave. io. E dai, dai. No, io sono molto, molto contenta perché è sempre bello portare un po' di informazione e più che altro la speranza. Questa ci tengo a dire una cosa, perché tante volte. Oddio, ma io lo zucchero non ce la faccio, non riesco, io non posso rinunciare al dolce. Allora, io sono una di quelle che era, lo dico chiaramente, lo dico, faccio auti, faccio, ero Nutella dipendente, veramente una cosa allucinante, che spariva da casa, io la mia mamma la nascondeva, io non c'era più, io la facevo fuori nel giro di forse 2 giorni, era tanto. Ed ero intossicata, cioè lo zucchero agisce proprio come una droga. Questo non l'abbiamo detto, ma se volete cercare anche su internet ci sono proprio i dati, fanno vedere la foto di un ragazzo, un cervello di un drogato e di un cervello di uno che assume zuccheri. È proprio quell'azione lì, crea dipendenza, crea un continuo ricercare, ricercare zucchero, così come il carboidrato raffinato e il cibo fast food, tutte quelle cose lì creano dipendenza. E io ho fatto l'anno scorso, praticamente ho promosso le 2 settimane senza zucchero. È una sfida che avevo proposto perché funziona. E se riesci a sostituirlo, perché casa mia dolci tutti i giorni praticamente, cioè li mangiamo e li facciamo, usiamo le cose corrette, ma ci sono perché abbiamo voglia di dolci, assolutamente, però sono a bassissimo impatto glicemico. Quindi si può fare, faccio anche la. Si Mutella l'ho chiamata perché tanto per dire, o nocciolata, insomma, vogliamo chiamare così. Si può fare tante persone sul gruppo che io gestisco che si chiama Dolci Senza Zucchero, è un gruppo Facebook dove ci sono io, Mamma Sugar Free. Oh, ste ragazze fanno un sacco di dolci, buonissimi, veramente spaziali e veramente ormai è diventata per loro un'abitudine.
mamme con bambini che, ah, mia figlia mi ha mangiato, ma non pensavo, mio marito ha detto che è uguale al dolce. Benissimo. Ti devi fare un po' di pratica. Io ho creato apposta questo blog e ho scritto questi libri proprio per dire, ragazzi, si può fare. C'è un po' di astinenza, bisogna attraversare quella fase, ma se mangi le cose corrette e magari integri, questo è il motivo per cui sono anche un consulente per integrazione personalizzata, se integri e mangi nel modo giusto, la passi, ce la fai e mangi. E tra l'altro una cosa che è successa a mio figlio è stato proprio ai miei altri due, perché ne ho tre di bambini, e anche a mio marito e a Bellissimo. me, ci è proprio successo cominciare a percepire veramente il gusto delle cose, non tutti quegli esaltatori di sapidità, tutti quegli zuccheri che non senti più una mazza, e allora, cioè, che cosa sto a mangiare a fare? Mangiati lo zucchero che fai prima. Quindi abbiamo riscoperto i sapori e effettivamente il mangiare sano porta poi il bambino anche a non volere più di tanto il dolce. Sì, ok, se capita, ma non lo cerca. È molto diverso. Questa roba qua è un successone perché io vedo bambini pieni di merendine, zuccheri, eccetera, che sono delle bestie, nel senso che sono arrabbiati, sono nervosi, sono veramente, veramente irrequieti. E bambini che dopo che hanno cambiato l'alimentazione, hanno tolto gli zuccheri, sono cambiati tantissimo, erano più tranquilli. Questo ci sono un sacco di testimonianze a riguardo, si può leggere, si può fare, ma non abbiate timore perché io ci sono, Bravissima, Daniela sono. c'è, ma comunque ci sono tante altre persone, anche in questo gruppo Dolci Senza Zucchero, che fanno questi dolci. Quindi non abbiate timore di chiedere, di scrivere, di oddio, ma come fa? Insieme si vince, quindi sono disposta sempre io al dialogo e quindi dai, questo è quanto. Ok, aspetta che ci sono arrivate altre domande Sì. nel tempo. Ah, bene. Vedi, vedi. Sai, magari uno si fa coraggio, oppure forse prima non ce la faceva, quindi sono arrivate adesso. Allora, non la conoscevo prima la stevia, come mai è poco conosciuta? Allora, qui rispondo io, che dici? Dai. Eh sì, dai. Allora, la stevia non si conosceva prima perché per tanti anni è stata bloccata, non si poteva commercializzare perché doveva primeggiare l'aspartame. Poi piano piano, grazie a delle aziende che hanno avuto un po' più di coscienza per il fatto del senza zucchero, e si è fatto, si è cominciato Vero. a conoscere. Quindi è dal 2000 e fine 2010 che è stata si è potuta vendere nei negozi e commercializzare. Quindi sì, effettivamente piano piano stiamo facendo un bel lavoro per spiegare appunto che cos'è la stevia e che cosa fa lo zucchero. E poi aspetta, Ezechiele che ci chiede, aspetta perché mi sono un po' impaperata con me, ecco qua. Se in una ricetta devo montare gli albumi a neve, come si fa senza lo zucchero? Ah, che bella domanda di cucina. Allora, io in realtà doso l'erythritol o la stevia coi tuorli o con il resto dell'impasto. Non lo metto mai, a meno che dici devo fare le meringhe. Allora lì è un altro discorso perché è quello, è solo albume. Allora lì puoi usare la stevia, che ovviamente è molto più facile perché ne va pochissima. Altrimenti, se usi l'erythritolo, puoi usare un macina spezie, un tritachicchi di caffè e farlo polverizzato al velo. In questo modo al velo non rimangono i granuli, no, nell'albume, quindi non li sente. Si può fare tranquillamente, assolutamente sì. Infatti Sabrina dice io li monto sempre senza niente dentro, vengono benissimo. Vedi? Sì, dipende dalla ricetta. Effettivamente, subito ho detto anch'io non lo uso mai perché faccio la ricetta col dolcificante nel magari il tuorlo oppure nell'impasto e gli albumi a parte. Ma se fai la meringa, che è solo albume, la puoi usare assolutamente. Benissimo. Poi c'è Ezechiele che dice ancora, io uso la stevia sweet nel caffè, che sarebbe la nostra, quindi il nostro cliente, bene, complimenti. Ci metto una puntina e fa il suo, smentisco che cambia sapore se si dosa bene, ecco questo è il consiglio. Ah, vedi? Quindi sì, non bisogna mai esagerare perché potrebbe Sì. essere, siccome è molto potente, molto forte, bisogna dosare. Ok, Esatto. io direi che Simona,
Siamo arrivati alla fine. Ah, mi stavo divertendo. No, dai, va bene. Adesso dobbiamo andare a Eh cenare. sì, è vero, caspita, si è fatto Quindi. l'ora di cena, quindi niente zuccheri, mi raccomando, mangiate bene. Vuoi dare un consiglio per la cena di stasera? Oh, una cenetta. Allora, in genere verdura a ogni pasto sempre. È chiaro che c'è chi la mangia, preferisce cruda, c'è chi la preferisce cotta o al vapore. Dipende un po' da come siamo messi a livello intestinale. Io, per esempio, cruda faccio un po' fatica, devo piano piano abituare il mio intestino, ma magari al vapore. In genere i carboidrati cerco di non farli alla sera, quindi cerco di andare su magari il pesce, la carne bianca, le uova. Ho nel mio ricettario, per esempio, una cosa che mi capita di fare con l'uovo e le verdure, una specie di nuvola di verdure, viene bella soffice, bella buonissima. C'è un sacco di roba da dire, in effetti, sugli ingredienti, veramente tanta, ma non mi dilungo. E se proprio, proprio abbiamo gente a cena, dobbiamo fare magari la pasta o qualcosa del genere, bisogna andare su quelle paste appunto un po' meno glicemiche, come il farro, come per chi lo ama il grano saraceno, anche se è un po' tostino, ma quei grani antichi che insomma hanno un impatto glicemico più basso. Mi è capitato di fare riso basmati, farmi un bel riso cantonese fatto in casa, e quindi quella può essere anche un'idea. Comunque sì, insomma, cercare di, come dolce, se proprio al momento adesso non c'è il dolcificante, evitiamo, magari cominciamo già da stasera a evitare lo zucchero. Brava. Magari se chi ama mangiare la frutta dopo cena può magari accompagnarla con un po' di frutta secca. Questo abbassa un po' l'impatto glicemico, perché sì, esatto, questo può aiutare. E comunque le ricette ci sono. Blog, ci sono un sacco di ricette. Dai, bene, bene, bene. Allora, grazie a tutti per aver partecipato e vi invito appunto a scrivere sia a me che a Daniela se avete qualsiasi altra domanda o cose più personali da esporre. E quindi dai, ci siamo, ci salutiamo. Bene, bene. Allora ricordo Simona, il tuo Sì. blog Mamma Sugar Free, Sì, ok? esatto. Su Instagram, giusto? Su Instagram, anche su Facebook, C'è non anche su Instagram, su Facebook so. c'è sia Mamma Sugar Free che il gruppo Dolci Senza Zucchero e il canale YouTube dove ci sono un po' di video informativi un po' più completi, ecco, dove si può Perfetto. approfondire magari anche il tema dei picchi glicemici e del metabolismo. Perfetto, ottimo. Io come Daniela Favero, quindi Biomondo, www.biomondo.it, ci trovate su Facebook e su Instagram. Scriveteci se avete bisogno di informazioni e vi salutiamo e vi ringraziamo per essere stati qui con noi. Arrivederci a tutti Grazie a e tutti, grazie buona Daniela. serata. Ciao Simona, arrivederci. Ciao ciao. Ciao a tutti.